Buongiorno a tutti cari amici, benvenuti dal vostro Andrea il Matematico in questa nuova puntata sulla matematica. Oggi parliamo di integrali di funzioni composte e vedremo alcune particolarità che potremmo evidenziare. Adesso partiamo dal primo esercizio, quindi abbiamo l'integrale di e elevato alla 4x in dx. Che cosa possiamo notare? Quindi possiamo notare in principal modo che c'è un e elevato a una certa funzione, dove questa funzione che stiamo considerando è proprio il valore di 4x. Chiaramente non esistono delle regole generali di integrazione su e elevato alla f di x, ma solo se e elevato a f di x è accompagnata dalla sua derivata prima, quindi abbiamo l'integrale di e alla f di x per f' di x in dx, possiamo risolverlo come e elevato alla f di x più c. Se noi adesso focalizziamo l'attenzione sull'f di x presente sulla e, quindi sulla funzione esponenziale che è 4x, notiamo che la sua derivata prima è 4. Infatti 4 sarebbe 4 per la derivata di x che è 1, e quindi 4 per 1 fa 4. E 4 è una funzione costante. E se ci ricordiamo bene, esisteva la regola di integrazione di una costante per una funzione, quindi se avevamo l'integrale di una costante per una funzione f di x, potevamo prendere questa costante e spostarla fuori dal nostro integrale. Quindi potevamo scrivere che l'integrale di k f di x in dx era k volte l'integrale di f di x in dx. Se noi ci chiediamo qual è il passaggio matematico che c'è dietro questa operazione, quindi all'inizio c'era l'integrale di k qualcosa e poi questo k finiva di fuori, noi possiamo immaginare che sia all'interno dell'integrale sia stato diviso per k, così il k sarebbe scomparso, e all'esterno sarebbe stato moltiplicato per k. Questa operazione ci permette quindi di capire perché una costante può essere spostata al di fuori dall'integrale. Infatti se divido all'interno dell'integrale per k, k lo vedo scomparire, e se chiaramente bilancio questa operazione moltiplicando all'esterno per k, quindi questo k lo vedrò fuori dall'integrale. Quindi se io avessi accanto a e alla 4x la sua derivata, potrei applicare la regola dell'e elevato alla f di x per f'. Allora che cosa faccio? Io moltiplico internamente all'integrale per k, ricavando così la derivata prima di 4x, cioè dell'esponente, a patto che però divida fuori per 4. Quindi se io divido fuori per 4, all'esterno avrò un 4, quindi servirà qualcosa che in questo caso bilanci questo 4, che è proprio un quarto, infatti il loro prodotto fa 1. A questo punto il prezzo da pagare quindi è quello di avere un quarto al di fuori dell'integrale. Siccome ho e elevato alla f di x, che in questo caso è 4x, che moltiplica la derivata prima di 4x, allora in questo caso posso andare a risolvere come e elevato alla 4x, cioè e elevato alla f di x più c. Chiaramente il prezzo da pagare, quindi per aver calcolato questa cosa, per aver fatto questa operazione, sarà quella di avere un quarto all'esterno del nostro integrale. Se prendiamo ad esempio l'integrale di x elevato alla seconda, che moltiplica e elevato alla x cubo in dx, se ad esempio ci domandiamo qual è la derivata prima di x elevato alla terza, scopriamo che è 3x elevato alla seconda. E quindi in pratica se vediamo quello che mancherebbe per avere proprio dentro l'integrale la derivata prima di x al cubo, mancherebbe proprio questa costante, questo 3 che moltiplica x elevato alla seconda. E quindi allora se avessi questo 3x alla seconda potrei fare la regola dell'e elevato alla f di x per f' di x. Allora che cosa faccio? Moltiplico dentro l'integrale per 3 in modo da avere quindi la derivata dell'esponente, cioè la derivata di x alla terza che è 3x elevato alla seconda, e all'esterno bilancio l'operazione quindi dividendo per 3. Quindi dividere per 3 significa moltiplicare per un terzo. A questo punto posso applicare la regola e quindi fare un terzo che rimane esterna, e poi faccio e elevato alla f di x, cioè e elevato alla x alla terza,
e poi vado chiaramente ad aggiungere la costante integrativa. Vediamo quest'altro esercizio. Quindi se abbiamo l'integrale di questa frazione, dove al numeratore abbiamo x alla seconda più 1 e al denominatore x alla terza più 3x in dx, quindi se noi facciamo la derivata prima di questo denominatore, quindi la derivata prima di x alla terza sarebbe 3x alla seconda, poi la derivata prima di più 3x, la derivata prima di più 3x sarebbe più 3, e quindi in totale la derivata prima del denominatore è 3x alla seconda più 3, che certamente non è il denominatore, non è il numeratore di questa frazione. Però se noi andiamo a scomporre in fattori primi questa derivata, e quindi andiamo a raccogliere in questo caso un 3, che è quello che hanno in comune sia 3x alla seconda che 3, quindi 3 che moltiplica x elevato alla seconda più 1, scopriamo che x elevato alla seconda più 1 rappresenta proprio il numeratore di questa frazione. E quindi se io andassi a moltiplicare questo numeratore per 3, il numeratore di questa frazione risulterebbe essere proprio la derivata prima di questo denominatore. Allora che cosa faccio? Quindi moltiplico per 3 il numeratore di questa frazione e chiaramente all'esterno bilancerò e quindi moltiplicherò per un terzo. In questo caso, quindi moltiplicando per 3, dividendo per 3, ho una frazione in cui il numeratore di questa frazione è la derivata prima del denominatore di questa frazione, e quindi io so che posso applicare la regola dove faccio il logaritmo naturale del valore assoluto del denominatore di questa frazione, cioè in questo caso farò il logaritmo naturale del valore assoluto del denominatore di questa frazione, quindi di x alla terza più 3x. Chiaramente il prezzo da pagare sarà quello di avere all'esterno praticamente un terzo, che chiaramente è la costante che ho moltiplicato precedentemente. E quindi insomma abbiamo risolto questo esercizio. Se eventualmente volessi abbellire, diciamo, questa scrittura, cioè un terzo logaritmo naturale del valore assoluto di 3 di x alla terza più 3x, potrei elevare all'un terzo l'argomento di questo logaritmo, e quindi insomma elevare all'un terzo significa mettere sotto radice cubica, chiaramente sotto la radice cubica dovrei mettere tutto l'argomento, cioè il valore assoluto di x alla terza più 3x sommato a c. Prendiamo quest'altro esercizio. Se abbiamo l'integrale di, al numeratore abbiamo e elevato alla x, al denominatore 4 e elevato alla x più 1 in dx. Proviamo a chiederci quale sarebbe la derivata prima di questo denominatore, cioè di 4 e alla x più 1. La derivata prima di 4 e alla x più 1 sarebbe la derivata prima di 4 e alla x, cioè 4 per la derivata di e alla x, cioè 4 e alla x, visto che e alla x è la derivata di se stessa. E poi la derivata di 1 che sarebbe 0. Quindi, morale della favola, la derivata del denominatore è 4 e elevato alla x. Quindi se il numeratore che è di questa frazione, che è e alla x, fosse moltiplicato per 4, al numeratore avremo esattamente la derivata di questo denominatore. Quindi allora che cosa faccio? Quindi moltiplico internamente all'integrale, quindi per 4, e divido all'esterno per 4, quindi moltiplico per un 4. Abbiamo una frazione in cui il numeratore è la derivata prima del denominatore, quindi posso fare il logaritmo naturale del valore assoluto del denominatore della frazione, quindi farò un quarto che chiaramente devo ormai riportare, e poi scrivo il logaritmo naturale del valore assoluto del denominatore, cioè di 4 e alla x più 1, che siccome si tratta di una quantità di una somma di quantità positiva, è sicuramente una quantità positiva e quindi posso scrivere anche senza il valore assoluto. Quindi insomma non è necessario in questo caso avere il valore assoluto. Prendiamo quest'ultimo esercizio. Quindi, se abbiamo l'integrale di e elevato alla 2x per la radice quadrata di 5 più 2 alla x in dx,
anzi scusate, posso scrivere più 2 e elevato alla 2x, allora noi possiamo riscrivere questo testo come, siccome una radice quadrata è praticamente un oggetto elevato alla 1 mezzo, possiamo prendere 5 più 2 e alla x ed elevarlo alla 1 mezzo e moltiplicarlo per e elevato alla 2x. A questo punto ci possiamo chiedere qual è la derivata prima, ad esempio, della base di questa potenza, cioè di 5 più 2 e elevato alla 2x. Quindi sarebbe la derivata prima di 5, che chiaramente è 0, e poi la derivata di 2e elevato alla 2x, che sarebbe 2, cioè la costante, che moltiplica la derivata di e alla 2x, cioè di questo e elevato alla f di x, che sarebbe il nostro e alla f di x, cioè e alla 2x, e poi devo ricordarmi di fare la derivata prima dell'esponente. E quindi alla fine otterrei 2 per 2 che fa 4 e poi e elevato alla 2x. A questo punto mi rendo conto che se davanti a questa potenza avessi il prodotto per 4, cioè avessi 4 e alla 2x, avrei proprio la derivata prima di questo f di x di base. Quindi allora che cosa faccio? Quindi moltiplico internamente all'integrale per 4 e in modo quindi da ricavare 4 e alla 2x, che è la derivata prima di questo f di x, e poi divido all'esterno per 4. A questo punto mi rendo conto che sono di fronte a un certo f di x, che in questo caso è 5 più 2 alla 2x elevato a un certo alfa, che in questo caso è 1 mezzo, tutto per la derivata prima di questa base, che quindi potrei seguire la regola dell'f di x all'alfa più 1, tutto alfa più 1 più c. Quindi chiaramente un quarto lo lascio sempre all'esterno, poi riporto f di x e lo elevo alla alfa più 1, cioè alla 1 mezzo più 1, siccome 1 mezzo più 1 fa 3 mezzi, quindi scrivo 3 mezzi all'esponente, e poi tutto fratto 3 mezzi più c. Chiaramente se faccio fratto 3 mezzi significa per 2 terzi, quindi un quarto per 2 terzi, andando a semplificare il 2 con 4, farebbe un sesto, e quindi riporto un sesto davanti a questo integrale, e poi elevato alla 3 mezzi lo faccio diventare quindi sotto una radice quadrata e poi tutto elevato alla terza, il che significa che quindi l'esponente deve essere 3 e quindi più c. Questa lezione è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione.